Ciao a tutti amici di Jits China, ci troviamo sempre allo stand di Lenovo dove è stata presentata la gamma K6. Qui ci troviamo con il Lenovo K6 Note. Questo dispositivo è caratterizzato da una back cover realizzata interamente in metallo. Sulla parte inferiore troviamo il logo dell'azienda Lenovo con il lettore di impronte digitali, il flash LED dual tone e la fotocamera posteriore da 16 megapixel con autofocus PDAF. Sulla parte destra troviamo il tasto di accensione, blocco e spegnimento insieme al bilanciere del volume. Invece sulla parte opposta c'è solo il carrellino per le SIM. Sulla parte inferiore troviamo il microfono principale con l'ingresso micro USB e lo speaker di sistema. Sulla parte superiore invece è presente l'ingresso mini jack per le cuffie insieme al microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Eccoci qui arrivati alla parte frontale dove ci troviamo davanti ad un display da 5 pollici 5D diagonale con risoluzione Full HD. È un pannello di matrice IPS. E andiamo a vedere anche su cosa è basato questo dispositivo, perché troviamo Android 6.0.1 in versione Marshmallow. Eccolo qui. Per il resto questo dispositivo è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 430, ovvero un processore octa-core con frequenza di clock massima di 1.4 GHz. Questo dispositivo si chiama appunto Lenovo K6 Note per lo schermo, che è un 5 pollici e mezzo, e anche per la batteria qui presente, che è una 4000 mAh. E non rimovibile ovviamente. Cos'altro dire per questo dispositivo? Non abbiamo completato la parte hardware, perché oltre al processore Snapdragon 430 troviamo anche 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 128 GB. E per questo breve son sul Lenovo K6 Note è tutto. Un saluto da Leonardo per jitschina.it.